Buongiorno a tutti quanti e bentornati su Gaming Galaxy. Ah, oggi ho fatto un bel videino sugli aggiornamenti riguardanti Diablo 4. E via, in hype totale per questo nuovo capitolo. Spero in una limited con statuetta. Comunque, in questi giorni stanno uscendo, in realtà anche nelle settimane precedenti, news riguardanti Diablo 4. Quindi, facciamo un recap di ciò che sta accadendo e di quello che potremo trovare in questo nuovo capitolo Blizzard. Iniziamo con le news che già sappiamo. Open World. Blizzard infatti ha deciso di stravolgere il gioco inserendo l'open map, aggiungendo le cavalcature e inserendo al suo interno tutto quello di cui siamo abituati. World Boss Fight compresi da 8 giocatori. Non vedo l'ora, già così potrei perdere il lavoro per questo titolo. Attualmente ci sono stati presentati tre diversi personaggi, Druido, Stregone e Barbaro, ma sappiamo che plausibilmente ce ne saranno due in più all'uscita del titolo. C'è solo da avere la conferma di quali saranno. In realtà ci sono dei rumori in giro. 2 giorni fa, inoltre, sono uscite parecchie news riguardanti svariate cose che troveremo all'interno del titolo. Quindi parliamo di oggetti. Il focus del team è quello di lavorare su ogni oggetto base per rendere le personalizzazioni molto più profonde e uniche rispetto ai titoli passati dei nostri personaggi vari ed eventuali. Modalità libera. Questa influirà sulla scena di abilità che sarà totalmente in mano ai giocatori. Questo dà la possibilità di creare PG con caratteristiche uniche e molto personalizzabili. Oggetti antichi. Su questo particolare aspetto di gioco non sono state rilasciate particolari informazioni. David Kim, afferma durante il comunicato che il team di sviluppo sta lavorando per trovare un ruolo concreto a questi oggetti. Ovviamente la community avrà un ruolo importante per il futuro di questi oggetti, ma non ci viene detto in quale modo. Sistema di progressione. Stando al comunicato, il team di sviluppo non avrebbe ancora deciso se in Diablo 4 ci sarà un level cap massimo o il leveling sarà praticamente infinito. Per quanto riguarda invece le fonti di potere, secondo David Kim, i modi nei quali il giocatore amplierà il potere generale del proprio PG saranno molto vari. Non saranno solo i vari gradi degli item a stabilire la potenza del personaggio, ma svariate caratteristiche del gioco, come i talenti, le abilità, infine i vari oggetti in game. Le spedizioni avanzate. Questa caratteristica del gioco, che fino ad ora non abbiamo visto, andrà a sostituire invece i famosissimi varchi visti in Diablo 3, garantendo una profondità tattica maggiore. Ovviamente anche le sfide generali delle spedizioni avanzate, rispetto ai varchi, sarà più alta mettendo alla prova le abilità dei giocatori stessi. Sappiamo già in realtà quali saranno le abilità dei vari personaggi, ma, e qua lo dico, ma potrei rimangiarmi la parola facendo uscire dei video in merito. Attualmente non sono in grado di condensare tutte le abilità dei personaggi descritte nei vari articoli dei quotidiani specializzati in un unico video. Sono tantissime e mi piacerebbe mostrarvi ciò che fanno, magari con build specializzate come faccio per Monster Hunter World, una volta che il titolo sarà in mano nostra. E voi cosa ne pensate di Diablo 4? Lo comprerete? Siete in hype come me? Cosa ne pensate del lavoro del team di sviluppo fino a questo momento? Ecco, queste sono le cose che vorrei sapere da voi. E se lasciate qualche commento in merito qua sotto al video, sarei lieto di leggerlo. Bene, come potete vedere, queste sono le novità ad oggi uscite riguardanti Diablo 4. L'hype per me è assolutamente ai massimi livelli e c'è da aspettare nuove news e annunci da parte di Blizzard, soprattutto una data di uscita che per ora viene data nel 2021 e magari una beta su cui mettere le mani. Non si sa ancora il costo e se ci sarà una limited edition, magari con la statuetta di Lilith, cosa che mi farebbe immediatamente sborsare euro e lanciare carte di credito sullo schermo per averla, un po' come quella di Cyberpunk. Detto ciò, con questo è tutto. Buon game a tutti quanti.